30 squadre nazionali iscritte per un totale di 251 atleti, 131 uomini e 120 donne, i migliori al mondo, 44 tecnici, circa 300 persone coinvolte nella macchina organizzativa, considerando anche i volontari di Protezione Civile e quelli di Genova 2024, capitale europea dello sport. Sono questi i grandi numeri della tappa genovese della Coppa del Mondo 2024 di orienteering che andrà in scena proprio qui in quel della Liguria. Ben trovati col grande orienteering internazionale, ben trovati da sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Pietro Ilarietti. Ciao Pietro. Bene, ciao, buongiorno a tutti, ben trovati con questo grande spettacolo, uno scenario come vedete molto bello. Si comincia da Voltri, ma ascoltiamo subito il territorio che ci accoglie. E il calciatore Manieri, assessore allo sport, turismo e territorio di Genova, ci dà il benvenuto in questo territorio. Sì, grazie intanto, e sono molto contenta di essere qui con voi e di aver vissuto un po' la preparazione di tutto questo grandissimo evento che ha portato 250 atleti di 30 stati qui da noi a Voltri, nel nostro municipio. Un mare splendido, lo vedete alle nostre spalle, quindi la spiaggia di Voltri, la spiaggia di Pegli e la fascia di rispetto di Pra, quindi, e poi le montagne, per cui abbiamo veramente sport 160 gradi. Questo di Pra, famosissimo, abbiamo la focaccia di Voltri e la farinata di Pegli, quindi tre eccellenze anche enogastronomiche. Prepariamoci a questa finale, speriamo di riavere eventi di questa portata qui nell'anno di Genova capitale dello sport. È stato veramente bellissimo ospitarvi. CT Stefano Raus, cosa ci aspettiamo dagli azzurri oggi? Prima di tutto che non si facciano troppo emozionare, perché giochiamo in casa, tante difficoltà lungo il percorso. Francesco Mariani ci ha stupiti in Svizzera, perché dopo l'oro di qualche anno fa in Turchia ai mondiali juniores è il suo secondo più grande risultato secondo me che ha ottenuto finora, e ci carica tutti, e sicuramente non c'è solo lui, anche Mattia De Bertolis e anche le donne, Caterina Dallera per esempio, che possono fare molto bene. Oggi a Voltri chi disegna il tracciato è Alessio Tenani. Oggi a Voltri abbiamo cercato di offrire un percorso con tre parti diverse che metteranno i concorrenti in difficoltà, ma nello stesso tempo rispettando gli standard internazionali, e credo che ci sarà parecchia battaglia soprattutto per le posizioni da podio, diverse sorprese. Abbiamo sentito le voci istituzionali, quelle di Stefano Raus, direttore tecnico della nazionale, poi Alessio Tenani, tracciatore, che ci ha detto: abbiamo cercato di metterli subito in difficoltà questi atleti, del resto dicevamo, Pietro, sono i migliori al mondo, devono trovare qualche difficoltà, se no che gusto c'è? Che gusto c'è, in effetti la parte difficile, vediamo un po' anche qui, per l'orientista è appunto quella di sapersi sempre raccapezzare. Qua, sai, siamo nella sprint, quindi la componente della velocità mentale e ovviamente quella fisica. Qua vediamo, si passa, ecco, in mezzo a queste grigi che vedi, sono delle costruzioni, questa è la tratta lunga della gara, e poi ci si sposta in questa parte di paese con stradine molto molto strette. Non dico che siano come i Carrugi di Genova, però sono veramente ostiche da affrontare, soprattutto quando si genera quel po' di traffico, ecco, e allora lì bisogna prestare molta attenzione, anche perché, come sapete, potrebbero esserci dei passanti, dei turisti, della semplice gente che va, che ne so, a fare la spesa e magari è un po' distratta. Una grande organizzazione, noi aspettiamo ovviamente soprattutto Francesco Mariani, che è reduce da un grandissimo piazzamento in Svizzera proprio con la prova di Coppa del Mondo, e dedicheremo a lui tante attenzioni, attenzione anche a De Bertolis, e poi magari elenchiamo un pochino tutti gli azzurri in gara oggi: Caterina Dallera, Maddalena D'Abbiasi, Gwenda Zaffanella, Jessica Lucchetta, Mattia Scopelli, Enrico Mannocci, Mattia Corona, Martina Palumbo, Caterina Renardis, Edoardo Pellegrino Tecco e Francesco Mariani. Appunto, questi sono gli azzurri che seguiremo con grande attenzione. Qua è in gara la norvegese Dirkon, che sta partendo bene, è un po' un outsider, sicuramente non è data tra le grandi favorite, prima di lei sicuramente vengono messe Tove Alexandersson o Simona
Ebersol o la stessa Natalia Gemperle, che sono un po' le donne da battere. In questo momento però è partita molto bene, sta facendo registrare un ottimo intertempo la norvegese. Gemperle sicuramente tra le favorite. Tove Alexandersson, anche grande sci alpinista. Siamo ancora sulla norvegese, è la prova individuale sprint al femminile, per cominciare con arrivo a Piazzale Giuseppe Dagnino a Voltri, con l'arena di gara nella zona circostante, compreso il parco storico di Villa Duchessa di Galliera, e si proseguirà poi invece il giorno dopo a Nervi, dove è in programma l'appassionante prova di staffetta sprint. Ma una cosa alla volta, andiamo a vedere la prova individuale. L'evento di Coppa del Mondo è inserito, lo ricordiamo, nel calendario di Genova 2024, capitale europea dello sport. La Coppa del Mondo di orienteering sarà anche un primo banco di prova importantissimo in vista dei mondiali assoluti, che faranno tappa a Genova nel 2026, quando in Italia faranno tappa anche le Olimpiadi invernali. Grande stagione di sport. Eh sì, grande stagione di sport e grande stagione per l'Italia, che dopo i campionati europei l'anno scorso in Veneto, che eccola, abbiamo seguito Gemperle assieme, intanto parte la Gemperle. Gemperle che fino a 2 anni fa vedevamo correre con la bandiera russa, poi si è sposata, ha preso la nazionalità svizzera ed ora, meglio per lei, diciamo così, sì, la vediamo. Buon per lei. Buon per lei, perché altrimenti non avrebbe potuto correre. La vedremo partire qua, è sicuramente una delle grandi favorite, partita fortissimo. Parlavamo poi dei grandi eventi FISO dopo l'anno scorso, quest'anno, l'anno prossimo ci si sposta in Trentino con i campionati mondiali junior, e nel 2026 si torna a Genova con i mondiali cittadini. Come dice sempre l'organizzatore, che in questo caso è Gianluca Carbone, questa Coppa del Mondo è un grande test in vista dei mondiali, e diciamo così, l'Italia dell'orienteering, perché ci sono volontari e tecnici arrivati un po' da tutta l'Italia, si sono, diciamo, uniti in questo bel gruppo di lavoro che sta dando vita a questa gara. Qua invece siamo già con la norvegese che arriva sul lungomare e fa registrare un ottimo tempo con 15:30. Al momento, come dicevamo, è una sorpresa, gli intertempi la davano nettamente davanti. Vediamo poi cosa farà qua. A proposito di favorite, arriva lei che è la migliore, diciamo così, in questa fase della stagione, in testa anche alle graduatorie di Coppa del Mondo, mentre in testa al ranking vi è la Tove Alexandersson. Sono due differenti classifiche, però eccola qui, la leader di Coppa del Mondo. Ebersold l'abbiamo vista partire, ecco Tove Alexandersson, la svedese, sempre atleta da tenere assolutamente d'occhio, atleta, lo ricordavamo, anche di Coppa del Mondo di sci alpinismo, lei che si concentra su tante discipline, anche la corsa in montagna. Gemperle intanto molto molto bene, sta facendo davvero bene la russa che corre per la Svizzera, quindi Svizzera che tra Gemperle e la leader di Coppa del Mondo ha tante frecce al proprio arco in questo weekend italiano in quel della Liguria. Sì, la Tove Alexandersson, che è la vincitrice della passata Coppa del Mondo, e per questo veniva segnalata da una grafica speciale. C'è questa parte di diciamo così giardini molto veloce, poi c'è, vedi, questa fase qui in discesa che potrebbe portare gli atleti forse a esagerare un pochino con la corsa, quindi bisogna fare attenzione, perché poi vedi cambia tutto, si entra in questa fase, poi c'è una fase di bosco e poi nel centro storico, ma ci sono anche delle belle rampe in salita, quindi attenzione. Vediamo in questo momento sempre la norvegese in testa, l'Alexandersson segue, ci sta provando, non sta andando benissimo in questo momento, però ovviamente è sempre una grande atleta da tenere in considerazione, per lei un errore importante evidentemente. Le concorrenti si stanno confrontando su questi percorsi, su questo percorso preparato da un tecnico esperto come Alessio Tenani, ne siamo sicuri, concorrenti che saranno in qualche modo colpiti anche dai paesaggi che hanno già in qualche modo avuto modo di ammirare anche durante la settimana di allenamenti, da Savona a Camogli, da Recco a Pegli, quindi in alcune delle località senza dubbio più belle della nostra zona Ligure. E qui vediamo, si entra nel vivo, Gemperle che sta arrivando sul traguardo e taglia in questo momento primo posto davanti alla Dirkorna, la norvegese,
svedese e la Bjørnstad, l'altra norvegese, lo ricordiamo, per quanto riguarda paesi del nord. Sport nazionale, Lorien Thiering molto contenta, Gemperle, grande sorriso per lei, lo avete visto, è arrivata ad un soffio davanti alla coppia Norge. Sì, la Dircon che ha oggi sorpreso, è praticamente il suo miglior risultato di stagione, è un atleta del 99 in Norvegia, viene dal team di Trondheim, un club molto forte nel suo paese, dove forse, pensa, nel 2025 potremmo vedere anche la nostra Caterina Dallera. Oggi comunque ha fatto un assoluto exploit. Qua vediamo un pochino come sta andando il GPS, come vedi la Alexanderson indietro, ha sbagliato. Mentre qua chi probabilmente Ebersold non sta sbagliando è la Ebersold, è la ragazza più in forma del momento, è, per così per la cronaca possiamo dirlo, è anche la compagna di Casper Fosser, che è l'altro grande favorito della prova maschile. E qua nettamente avanti Ebersold, sì, la ragazza col numero 202, col numero 201, invece Alexanderson inquadrata ora, la svedese, che è attardata e anche abbastanza attardata, quindi qualche problemino sicuramente per la svedese, che deve aver sbagliato qualcosa. Siamo in TV, siamo su Rai Sport per la tappa genovese della Coppa del Mondo di Orient Thiering. È stata prevista, tra l'altro, Pietro, no, una grande copertura mediatica televisiva. Sì. Ci siamo anche noi con le nostre telecamere a seguire concorrenti da breve distanza. Ebersold, cinque i paesi collegati, intanto Ebersold prima, nettamente prima davanti alla Gemperle, quindi doppietta svizzera, e la bandiera norvegese per il momento. Dirkorn deve accontentarsi di un terzo posto momentaneo qui. Tanta fatica ma anche tanta soddisfazione per l'elvetica. Tanta soddisfazione è una garanzia, se pensiamo soprattutto queste due sono una garanzia. Arriva in ritardo, sì, gravemente molto, in ritardo. Molto in ritardo, cioè, Alexanderson ha sbagliato qualcosa sicuramente, sì, qualche problema per lei. Secondi, 42 secondi sono tanti, tanti. Tanti per lei, sì, per noi sarebbero. Anche la Dirkorn però paga 30 secondi da una Ebersold quest'oggi davvero stellare, che ha fatto la gara perfetta. E qui i panorami e i paesaggi di cui parlavamo prima. Simona Ebersold, svizzera 15-0-0, Natalia Gemperle a 28-30, Dirkorn, Tove Alexanderson a 42, Bjørnstad ancora Norvegia, ancora più staccata in quinta posizione, e qui vediamo ancora la situazione gara. Esatto, in replay. Però vediamo che qua la Gemperle è partita molto bene e vediamo, vedi, proprio qua in questa fase iniziano ad aumentare un pochino i distacchi. Subito la Alexanderson stava ancora andando bene, poi commette un grave errore che le costa prima 20 secondi e poi qua sta, e qui vediamo perdendo, proprio, sì, che si stacca nettamente, completamente, un grave, sì, errore, sì. E qui abbiamo i 42 secondi pagati poi, no, al traguardo da Tove Alexanderson, dalla svedese, lo ricordava Pietro, recente vincitrice della Coppa del Mondo, quindi atleta di sicura importanza e di sicuro talento, che però quest'oggi qualcosa ha sbagliato, e lo vediamo anche dalla traccia GPS in play. Direi molto bene la gara della norvegese fino qua, e poi dopo c'è la rimonta, la Gemperle sempre molto bene pure lei, e poi la rimonta della Ebersold che ha vinto, ma ascoltiamo direttamente la voce della vincitrice. All'inizio è stata molto complessa, una parte molto tricky, ossia ricca di scelte, poi c'è stata la parte di foresta molto complessa dove bisognava fare un orienteering molto molto accurato, e poi nella la parte finale dove ho dovuto rimontare, ho dovuto spingere molto 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 forte. E allora abbiamo sentito la voce di Simona Ebersold, svizzera, con il tempo di 15.00 si è aggiudicata la sprint individuale al femminile davanti a Natalia Gemperle, sempre svizzera, 15.28 il suo tempo, Anne Dirkorn, la norvegese, 15.30 in terza posizione, poi Tove Alexanderson, Victoria Bjørnstad e poi Harju, la finlandese, in sesta piazza. Abbiamo detto della gara sprint individuale al femminile, andiamo a vedere invece la gara sprint individuale al maschile, una gara di meno di 4.000 metri, si parte nella parte alta di
volte e subito i concorrenti devono affrontare una discesa che è la discesa che abbiamo visto anche prima, no Pietro, una fase decisamente complessa dal punto di vista tecnico, e poi c'è l'attraversamento in una serie di giardini, come dire, all'italiana, a metà gara, poi i concorrenti devono affrontare un cambio mappa prima di cimentarsi nel centro cittadino e sul lungomare, come vediamo anche da questa grafica. Si gareggia però in una giornata finalmente di inizio estate con un bel sole dopo tanta pioggia anche per l'Orienteering, no Pietro? Sì, tanta pioggia e finalmente un bel sole. Per l'Italia c'è una grande attesa, c'è una bellissima atmosfera, si aspetta Francesco Mariani che si è appena piazzato undicesimo ad Olten, quindi ha dato una dimostrazione di grande importanza. È un po' un piccolo miracolo italiano, perché l'Italia si presenta al via e ha una struttura che non è paragonabile a questi squadroni, però l'Italia riesce sempre a tirar fuori con il talento, la buona volontà, e lo vediamo subito. Francesco Mariani, il perugino, pronto alla partenza, e con lui in gara anche un grande Mattia De Bertolis, che sono un po' loro gli eredi di Riccardo Scalet. Così notizia di cronaca: Riccardo Scalet in questo momento che è il tecnico di Hong Kong, e lo abbiamo visto in questi giorni nel parterre. Parte però molto molto bene Mariani, che come detto è andato bene anche ad Olten, e per la cronaca poi l'Orienteering si sposterà in Ungheria e poi in Finlandia per il quarto round di Coppa del Mondo. Quindi qua invece siamo in salita, Mariani sale molto molto bene, ha un'azione potente, filante, si vede che è uno che ha vinto un titolo mondiale junior non a caso, è un talento, possiamo dirlo. E meno male. Allora, sprint individuale maschile di Voltri, partenza tecnica anche un po' labirintica, no? Abbiamo visto anche questi passaggi cui è importante fin dall'inizio dosare un pochino gli sforzi. I primi passaggi sono posizionati, come dicevamo anche prima, nella parte alta di Voltri, un particolare che spingeva già sull'arrivo Mariani a dare tutto in discesa. Intanto sta facendo davvero molto molto bene molto Mariani bene. Lo vediamo, c'è anche il pubblico, tanti applausi, gli applausi anche dei compagni di squadra in maglia azzurra. Forza, per il Mariani. Nostro Francesco Mariani, il perugino sta ormai attraversando grande il tempo, la grande finish tempo. Line, e la fa con 15:01 per molto curiosità bene. Fa un tempo uguale a quello di Mattia Polsini. E la settimana scorsa avevano ottenuto lo stesso identico tempo anche in Svizzera. Qua invece succede una cosa incredibile: Mariani passa, tocca, si porta perché la mano, grafica non lascia, si passa la mano all'orecchio, adito a dubbi, sì. Ma con la confusione del pubblico non sente che la sua il suo vitale elettronico non ha rilevato il passaggio, quindi è squalificato, Mariani, come rilevava la grafica. Un vero peccato, davvero incredibile. Però molto bene è andato, nel frattempo non coperto dalle immagini, Mattia De Bertolis. Un vero peccato per Mariani, e in questo caso permettimi di spezzare una lancia a favore del nostro atleta. Abbiamo visto delle competizioni molto importanti dove è intervenuto il VAR, e qua c'era la prova televisiva, si poteva fare, diciamo, qualcosina di più per Mariani, perché è stato presentato un ricorso che poi è stato rigettato. Peccato. Attinger, Polsini, De Bertolis per il momento, cripta in partenza. Ora l'atleta ceco, sprint di Coppa del Mondo che abbiamo visto ha portato davvero tanta sfortuna a perugino Francesco Mariani, che era accreditato di un tempo incredibile sul traguardo, ma che non ha visto la stazione elettronica rilevare il suo passaggio proprio all'ultimo punto, poi tra l'altro. Sì, davanti al pubblico, poi era impossibile, cioè Mariani l'ha visto, è passato, però niente. Parte il vincitore di Coppa del Mondo 2023, Kasper Fosser, che ti ricordi abbiamo incontrato, esatto, anche a Verona, dove lì aveva vinto pur essendo infortunato. Questa volta prima del via dice: sto bene, non sono infortunato, anche se in Svizzera ho fatto molto male, era arrivato 29esimo. Oggi lui ha voglia di riscattarsi, come ha voglia di andare bene Krivda, che è uno sprinter, è uno dei pochi, tra l'altro una sua peculiarità, corre con una specie di body che è una cosa peculiare, non tutti gli orientisti lo utilizzano. È un uomo che sa correre però molto forte, accreditato di un tempo di circa 8 minuti sui 3000 metri, è un uomo anche da knockout ed è molto giovane, classe 1999.
Fosser però è sicuramente il favorito di questa prova, di questa tappa di Coppa del Mondo qui in Liguria. Ricordiamo, tanti paesi collegati in diretta, molti altri in differita, per un totale è stato calcolato di circa 3 milioni e mezzo di spettatori che hanno quindi la possibilità di ammirare le bellezze della città, le bellezze del paesaggio, ma anche questo splendido sport. Sì, è così, è una distribuzione, un ottimo sforzo organizzativo da parte della Federazione Internazionale, la IOF, che ha organizzato questo format in città per rendere assolutamente più spettacolare e andare più incontro al pubblico, uscire dal bosco e farsi e presentarsi al pubblico cittadino. Distribuzione in diretta in 6 paesi e highlights in altrettanti, appunto, audience stimata, l'hai detto tu, 3 milioni, ed è un ottimo riscontro. Noi in Italia ci siamo e anche noi abbiamo fatto un ottimo ascolto. Meno male. Casper Fosser, allora, le immagini dall'alto con il drone a seguire l'atleta norvegese che sta già in vantaggio rispetto ai due cechi e che quindi mette subito in chiaro qual è la situazione qui a Voltri, dove è presente anche il presidente della FISU, la Federazione Italiana, Sergio Anesi, che si è ovviamente congratulato con gli organizzatori che hanno dimostrato di saper gestire al meglio un appuntamento di livello internazionale, un appuntamento di questa portata, un bilancio effettivamente buono per il comitato organizzatore animato da Gianluca Carbone. E qua abbiamo Martin Reklo, che è un atleta del 92 come il nostro Sebastian Inders, è un atleta che si è allenato spesso anche con i nostri Mattia De Bertolis e Jessica Lucchetta. Devi sapere che è un atleta soprattutto da bosco, si sta impegnando nella sprint e una curiosità incredibile, questo atleta si è fatto la mappa per i fatti suoi del paese di Voltri e poi, pensa, per gelosia non l'ha distribuita con i suoi compagni, però in questo momento i fatti gli stanno dando ragione perché sta viaggiando con un intertempo molto buono, è in rimonta e si sta giocando il podio. Fosser intanto però sempre davanti, mi viene in mente mentre parlavi dello svedese Adam Hansen, il ciclista australiano che invece è autore di una serie di grandi giri a raffica, 18 vado 18. A memoria, perché preferiva fare i giri piuttosto che allenarsi, così mi dichiarava, e lui preparava invece un'app che invece distribuiva a tutto il gruppo per avere tutte le informazioni sulle strade, le tappe, le cose, quindi invece no, deformazione, molto geloso diciamo dei suoi dati. Tu pensa che anche il CT Stefano Raus ha fatto un lavoro come quello di Reckborn, ossia ha mappato grazie a Street View, grazie a dei portali, dei geoportali, e ha dedicato 200 ore per costruire una mappa virtuale per i suoi ragazzi. Quindi complimenti a Stefano Raus. Un lavoro nel lavoro. Sì, un grandissimo lavoro, e qui arriva Cifda che sta andando molto bene, è attualmente primo davanti ad Attinger. 14:53, gran bel tempo davanti a Attinger e Polsini, ancora tanta Svizzera però anche in questo podio virtuale, così come abbiamo visto prima tanta Svizzera nella gara sprint individuale al femminile con le prime due posizioni elvetiche e solo la terza norvegese con Reckborn, che sta arrivando, è momentaneamente in vantaggio, va anche lui su quell'ultima maledetta posizione che è costata la gara al nostro Mariani, ed ora si appresta a tagliare il traguardo, vediamo se ce la fa. Bravo. Sì, è davanti, il suo studio l'ha premiato. Eh sì, 14:49, del resto il lavoro premia sempre, diciamocelo. Sì, è stato il migliore degli svedesi, i svedesi molto attesi qua, però non stanno diciamo performando come al solito. Sì, forse anche loro in questo caso hanno un po' faticato, perché comunque i centri storici italiani sono particolari. Chi invece sta andando molto bene è Fosser, lui che in Italia ci viene fin da quando era un bambino, veniva in vacanza con i nonni, ha partecipato a tantissimi training camp, lo abbiamo visto l'anno scorso andare molto bene in Veneto e sta andando molto bene qua con un intertempo pazzesco, è davanti a tutti e conferma di essere assieme a Kiburz probabilmente il numero uno al mondo, tra l'altro Mattias Kiburz, orientista che andrà alle prossime Olimpiadi di Parigi
come maratoneta, quindi sono veramente grandi atleti. Ci siamo anche per Kasper Harlem Fosser, il norvegese, che a questo punto con 28 di vantaggio arriva sicuramente primo, non ci sono dubbi, quindi taglia il traguardo. Kasper Fosser tra gli uomini, bravissimo, 14 e 27, bravissimo, nettamente preceduto lo svedese Martin Rekborn 14-48 e ceco Thomas Krista 14-53. Il 25enne di Oslo è stato il migliore e più veloce al termine dei 22 punti di controllo. Si è mangiato le scalinate, i passaggi chiusi, i vincoli stretti, tutto, veramente una grinta. Anche l'erba adesso, cioè una fatica pazzesca. Primo lui e prima la sua compagna, quindi oggi era giornata una familiare di perfetta. Sì, sì, assolutamente. Kasper Fosser, sì, allora davanti a Martin Rekborn e al ceco Thomas Krivda. Ottimo, lo sottolineiamo, grande giornata di Mattia De Bertolis, che ha strappato un decimo posto. Eccolo qua l'abbraccio di famiglia in questa sprint davvero molto bella per bravo, De Bertolis, che bravo, nella bravo vita vive proprio in Scandinavia ed è ingegnere. Non è sempre facile combinare tutti gli impegni, quando ci riesce dimostra di farlo al meglio. Un decimo posto in Coppa del Mondo, lo sì, vediamo qua, staccato bene di 47 secondi, grande, è davvero risultato, un grande, grande risultato. Bravo anche Giacomo Zagonel, che chiude nella top 30, quindi bravissimi gli azzurri. E qui rivediamo anche sì, il replay della gara al maschile, Pietro. E Fosser, vedi che praticamente parte molto bene, poi a un certo punto probabilmente prende un po' le misure e qua poi sorpassa e non lo vedono più praticamente. Farà una gara di testa. Lui dice di avere vinto più tecnicamente, ossia nella lettura e nell'interpretazione della carta, ma guarda qua, sta dando degli strappi anche molto fisici, quindi è veramente un atleta completo, un fuoriclasse, un atleta moderno. Mattia De Bertolis 15-14, guardavo quinto tempo Tino Polsini, lo svizzero 15-06, davvero. E lì ci sarebbe davvero stato Mariani, ecco. Davvero, davvero, anche De Bertolis però vicino alla top 5, come sì, si suol dire, proprio lì, manca molto veramente bravo un soffio, quindi grande prova e comunque nei 10 in Coppa del Mondo, grandissima soddisfazione per Mattia De Bertolis. E qui vediamo ancora il replay della gara maschile, vinta alla fine da Kasper Harlem Fosser, il norvegese col tempo di 14-27 davanti a Martin Rekborn, lo svedese 14-48 e poi il ceco Thomas Krista 14-53. Florian Attinger 15-01, il primo giù dal podio per quanto riguarda la Svizzera, che invece si è imposta alla grande nella prova sprint individuale al femminile. E qui ormai siamo proprio in addirittura d'arrivo con Fosser, lo vediamo anche sì, in queste tracce in replay, che è nettamente davanti a tutti. E nel frattempo Rekborn sale al primo posto in Coppa del Mondo e la Ebersold era già prima, si mantiene prima davanti alla Gemperle, mentre al secondo posto tra gli uomini c'è Tuomas Ekila e in questo caso Fosser è solo quarto. Allora, Kasper Harlem Fosser, ovviamente lo abbiamo intervistato, dunque andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni il vincitore norvegese di questa sprint individuale al maschile, le prime parole dopo il traguardo del protagonista di questa e gara. E degli azzurri. Francesco Mariani, tanta delusione, cosa è successo oggi? C'è poco da dire, ho fatto una gara molto buona e l'ultimo punto non mi ha preso, anche se ci sono passato, ci sono le prove, ma abbiamo provato a fare ricorso, non è stato accettato e quindi squalificato è il risultato finale. Senti, tanto lavoro dietro questo risultato, però la consapevolezza che cronometricamente ci siamo. Sì, ovviamente questo mi tira un po' su di morale dopo questa batosta e quindi adesso testa domani con la sprint relay e poi voglio rifarmi ai mondiali individualmente. 25 anni, viene da Oslo, è Kasper Fosser, è il vincitore di oggi. Congratulations. Thank you. Beh, grazie, vengo a correre in Italia e conosco l'Italia da quando avevo tipo 10 anni, che venivo qui con mio nonno e oggi sono stato avvantaggiato. Mattia De Bertolis, grande prova, miglior italiano oggi qui, qual è stato il tuo segreto? Ma sono partito calmo all'inizio perché sapevo che era molto difficile, molto tecnica.
e poi giù nel paese avevamo fatto una buona preparazione, anche su nel parco lo conoscevamo bene e lì ho potuto dare tutto quello che avevo fino alla fine e sono contento perché sono riuscito a tenere la concentrazione per tutta la gara fino veramente all'ultimo punto e sono molto soddisfatto oggi. E con la sprint individuale maschile chiudiamo anche questa prima giornata di gare. Grazie ad Andrea Calzetta per la collaborazione tecnica, grazie a te per essere stato qui al mio fianco, Pietro. Grazie a tutti voi, è stata una grande giornata, una bellissima, diciamo così, promozione dello sport dell'orienteering, ma non andate via perché adesso ci aspetta anche la gara a staffetta. Complimenti agli azzurri per quanto fatto e agli organizzatori con Gianluca Carbone alla testa.